casa on the road, ben ritrovati in studio per questo nostro viaggio alla scoperta dell'edilizia sostenibile, dell'abitare sostenibile e compatibile con l'ambiente dopo le, le tappe che stiamo percorrendo sui luoghi sulla scoperta delle eccellenze che portano avanti questo tema ritroviamo in studio Fabrizio Boitano direttore di Liguria con la sua valigia e anche con un altro souvenir che ci ha portato dal suo reportage arriviamo dal, al, dopo la scoperta di una realtà industriale eh, che eh, applica i principi dell'abitare sostenibile e della sostenibilità ambientale ed economica e, e salutiamo anche in collegamento da Bolzano Ulrich Kramsteiner, direttore tecnico dell'agenzia Casa Clima anche lui lo ritroviamo a questo inizio di anno e parleremo anche delle sfide per il prossimo anno ben ritrovato Ulrich, buon anno ciao, buon anno anche a voi Fabrizio, la tua valigia eh, sempre in viaggio, eh, ci siamo, arriviamo da questa realtà, la lavanderia industriale. Sì. Eh, che abbiamo affrontato anche il tema proprio dell'industria come eh, sostenibile dal punto di vista ambientale, con eh, un souvenir, eh, in questo caso vabbè, è una strumentazione. è Un'aggiunta un della termocamera che abbiamo, già, abbiamo fatto vedere già in precedenza. Nella nostra valigia abbiamo questo che si chiama Nermeter. Questo è uno strumento molto particolare. È un naso elettronico. È un naso elettronico dove poi sente l'anidride carbonica, sente il CO2, sente il monossido di carbonio, misura la velocità dell'aria nei locali, misura l'umidità. È uno strumento molto particolare dove noi già dieci anni fa avevamo fatto l'acquisto, quindi dopo i corsi di Casa Clima che avevano ci avevano indirizzato e abbiamo fatto questo tipo di, di, di strumentazione, ci siamo acquistati per poi andare in casa del committente, in casa della signora Maria. Per avere dei dati certi e dei dati sicuri, perché non tutte le strumentazioni che possiamo trovare su internet sono così eh, precise. Questo è uno strumento, ripeto, professionale. Quindi aveva, avevamo massima garanzia eh, su, sui dati che ci dava. Ecco, quindi, eh, purtroppo l'attrezzatura eh, è, è proprio è necessaria per. Per tutta la, la filiera, da, dalla progettazione alla, alla, alla conclusione dei lavori. Quindi eh, questo è uno strumento che è rarissimo, ehm, però spero che piano piano poi diventi uno strumento tradizionale per, per tutti i professionisti. Per, perché è molto importante monitorare. Con questa eh, si testa proprio la qualità dell'aria, dell dell si capisce l'umidità, eh, si, si capisce tanti valori e quindi si, poi si, si dà addirittura i dati al committente, perché a volte si avverte. Ehm, delle sensazioni l'aria già eh, ehm, dà delle sensazioni a prima chitto però lo strumento è precisissimo quindi ci dà i giusti valori e, e il committente, presente davanti allo strumento capisce i necessari lavori da fare in casa ecco. ecco dicevamo anche nelle scorse trasmissioni sia per il negozio sia per la lavanderia che anche un, un ambiente salubre eh, rende anche di più dal punto di vista della produttività e questo Uri che ce lo, ce lo conferma e arriviamo da un discorso appunto di fabbrica, di azienda e i parametri che stabiliscono la qualità anche aziendale dal punto di vista ambientale sono una delle sfide che aspettano anche questo 2024 e con URIC affrontiamo questo cammino per vedere quali saranno i punti che dovranno essere sviluppati sui quali anche l'Unione Europea sta portando avanti dei ragionamenti arrivando da... Da anni passati, ma che eh, troveranno concretizzazione proprio eh, nei prossimi mesi. Uno di questi è una sigla abbastanza eh, complicata che è la tassonomia dell'Unione Europea, la tassonomia UE. Uri, che ci puoi spiegare che cos'è, perché è importante eh, parlarne e perché le aziende devono fare i conti anche con eh, questi parametri? Sì, come detto, l'Unione Europea parla di. Fit for 55, cioè essere ponti per il 2055. Si stima che un investimento per, per, questo, per questa transizione energetica, ma anche ecologica, ci vogliono qualcosa sui 280, ma anche 300 bilioni di euro in tutta Europa. Allora chiaramente eh, ci sarà una sorta di finanziamento e le banche o chi poi diciamo chiaramente questo diciamo, è un contesto sia di, di finanza, di edilizia e di, di sostenibilità. Eh, la domanda è che io sono una banca, voglio dare un finanziamento per diciamo, migliorare la sostenibilità. Eh, la, prima, la, la, la prima domanda è, è dire cosa vuol dire sostenibilità, per cui sì, l'investimento dovrebbe mitigare per esempio eh, il cambiamento climatico o per esempio deve prevenire e controllare un inquinamento. Se io oggi sono un'azienda e produco mattoni, eh, faccio un investimento, allora la banca può dare, diciamo, dare, dare questi fondi green diciamo. Eh, che deve nell'ambito della tassonomia eh, fare una sua valutazione. Per quale motivo? Perché l'Unione Europea, deve, e questo già sta succedendo, eh, vuole avere dai grandi fondi di investimento che sia il BEI cioè la banca europea di, eh, di investimento o altri eh, dire devi fare un report cosiddetto diciamo nell'ambito eh, di, della sostenibile per capire come tu diciamo hai gestito i soldi. Attualmente sta partendo per le banche so, cercano di dare agevolazioni su investimenti anche sul picco, sulla piccola e media impresa, ma anche sul singolo privato, per un fotoltaico, per riqualificazione e quant'altro. Però mh, si andrà molto più avanti. Cioè, proprio questo concetto quello quel, quel concetto di eh, tassonomia, come ho detto, c è, c è, sono questi sei punti e ogni, eh, inter, eh, ogni investimento dovrà... A prendere, a prendere come obiettivo non tutti gli obiettivi però un certo, un certo numero di obiettivi e viene valutato e questo entro nel 2025-2026 poi andrà avanti fino anche alle piccole e medie imprese per cui insomma, oggi queste, queste valutazioni ambientali stanno facendo grandi imprese che fanno anche un investimento molto alto come, come diciamo, applicare la tassonomia però poi Man mano si andrà anche diciamo, in fondo alla piccola o media impresa. Come detto, un contesto sempre di due facce: chiaramente, c'è più investimento, ci vuole più impegno su quell'ambito lì, però di nuovo è anche. Un'opportunità per la, per la singola impresa, ma anche per, per anche per l'impresa famiglia, per esempio, l'impresa famiglia vuol dire che ho un edificio per, eh, per migliorare il mio ambiente, per, per diciamo, eh, accelerare questa transizione energetica e ecologica che, che abbiamo. Da questo punto di vista si inserisce il discorso delle certificazioni che voi state portando avanti, abbiamo visto proprio una eh, realtà industriale certificata diciamo che chi ha già questo requisito eh, è, è già un passo avanti rispetto a chi non lo ha per sì. cui è eh, importante per le aziende Solo stesse Sono questi, sì. questi diciamo, cosiddetti in inglese, cioè, questo early adopters vuol dire i, gli applicatori diciamo, eh, che, lo, che anticipano già eh, dei concetti o, o, o delle strategie che poi nei prossimi anni diventeranno standard, eh, che sia una lavanderia o che sia anche un hotel o che sia anche una scuola o un comune, eh, facendo questi, questi, diciamo, questi sistemi di certificazione eh, hanno fondamentalmente l'obiettivo di guidare l'utente finale, che sia un'impresa, che sia una comune o che, che sia un agricoltore o che, che sia anche il singolo, singolo diciamo, proprietario di una casa, di, di portarla diciamo, sempre di più in, in questo, diciamo, questo concetto che a prima vista sembrano molto lontani né, quando si parla di sostenibilità o di tassonomia, penso che tanti spettatori forse non hanno mai sentito la parola, eh, non sanno cosa c'è dietro. Noi cerchiamo poi di di dare dei, come detto, uh, delle indicazioni o delle possibilità su cui effettivamente si può migliorare. Perché, purtroppo o per fortuna l'Unione Europea dà dei framework, cioè dà delle condizioni di contorno e in ogni paese, ma anche in ogni territorio, può, questo può essere in modo applicato in modo diverso. No? Delle voci, Uri, che è la eh, circolarità, la transizione verso l'economia circolare. È eh, di recente anche uno studio dell'Enea che ha visto come anche i detriti dei cantieri possono essere no, non portati in discarica ma rimessi in circolo con risparmio e, eh, e recupero di quelle risorse. Quindi anche quello è un, sì. un parametro da valutare. Sì. Perché attualmente per quale motivo si parla di economia circolare? Perché attualmente noi abbiamo un'economia un lineare, vuol dire che io produco una cosa, eh, lo vendo quello tu lo, lo, lo utilizza, e poi con la fine vita lo butta via. Perché c'è una, una sorta diciamo, di linea eh, dall'inizio, eh, dal, dal cradle, cioè dalla culla fino diciamo, eh, alla bara. No? E non c'è diciamo un concetto di, di riprendere il, la procedura. Questo vuol dire che nell'ambito della pianificazione che qualsiasi cosa che faccio, che, che produco delle scarpe o che, che faccio un, un maglione o, o che eh, faccio una casa o qualsiasi diciamo, eh, prestazione o prodotto che, che faccio, ma devo sempre eh, inserire il concetto, di, del concetto della tassonomia di cui un punto per esempio è, è l'economia circolare. Chiaramente creatamente ci sono dei limiti. Vi faccio un esempio molto pratico. Io compro una finestra, lo installo bene, perfetto, però poi decido uh, di, uh, di non utilizzarlo più, per esempio perché voglio fare la finestra più grande, perché non mi piace. Poi lo prendo e lo porto da qualcuno che lo porta via e non sa bene cosa fa. No? Allora ci sono adesso due possibilità, o si inserisce nel ciclo di vita nel senso che il vetro per esempio viene riciclato, però per esempio il telaio potrebbe essere eh, riciclato nel senso che se è un PVC o un legno riciclo o potrebbe anche essere bruciato un'altra forma potrebbe anche essere io prendo la finestra una a uno e lo installo in, altro, eh, in un altro edificio è possibile? Allora, in teoria no, anzi in pratica no perché è un rifiuto allora in quel momento che io faccio una Uh, lo definisco il mio prodotto come un rifiuto, valgono tutte le leggi del, dei rifiuti, allora è quasi impossibile a reintegrare uh, diciamo, il, il prodotto. Per far capire allo spettatore, questo è, è molto problematico. Un altro breve, se io sono un produttore da noi di canederli, cioè per dire uno, no? e produ le produco e io all'inizio della produzione ho cioè due o tre canederli che insomma, non sono perfetti quant'altro, in quel momento mi diventa rifiuto e lo posso buttare via, non posso neanche più utilizzarlo per darlo forse a un contadino che ha del, eh, dei maiali dove insomma, sono canederli, se possiamo mangiarli noi eh, hanno dei piccoli difetti. Per quale motivo? È perché manca diciamo, il concetto dell'economia circolare. Questo, diciamo, è, questo è il vero challenge. No? E questo vuol dire che la legislazione deve anche rivedere anche il suo concetto diciamo, di, di economia lineare per capire se si riescono a riinserire in più fasi diciamo, dei prodotti. Per il momento vediamo solo nell'economia circolare i detriti, vengono trattati e poi vengono riemessi negli scavi stradali. Quindi eh, si può vedere quando riempiono lo scavo che sono detriti trattati. Ecco, questo è l'unico esempio che possiamo avere eh, al momento di, che la gente può vedere ecco, norma, abbastanza normalmente. Ecco. È un po' quello che facevano comunque anche tornando agli gli antichi. Eh, passate generazioni comunque veniva riciclato, quello che veniva no. buttato via, è anche un modo di riscoprire comunque il valore sì, di sì. quello che veniva fatto prima. Ma diciamo che nell'antichità addirittura quando, quando, sbattì, quando pulivano le castagne che erano secche, addirittura la pelle delle castagne veniva utilizzata come, come isolante nelle case in pietra, a metà delle, no. dei due muri esterno e interno veniva infilata le, io pensavo che fossero i topi invece poi sentendo raccontare eh, le persone più anziane eh, c'erano questi, no, questi sistemi il qua, problema quindi... è proprio questo perché eh, noi pochi lo sanno eh, tutto quello che si doveva comprare era costoso perché i soldi fondamentalmente erano pochi no? allora non eh, è che uno e, e relativamente le cose costavano in modo che cioè, ogni cosa aveva un costo molto alto, per cui ogni cosa che io utilizzavo e avevo già cercavo di reinserirlo diciamo, nel mio, nella mia economia. No? Per cui il concetto di economia circolare non è una cosa nuova, anzi, è una cosa molto antica, è il problema che l'abbiamo persa no? nell'ambito che il valore economico non corrisponde più al valore ecologico. No? Faccio un esempio, se oggi utilizzo un bicchiere di vetro, che intanto devono produrre il vetro, poi lo devono, cioè devono farlo, produrre quant'altro, io invece poi vado a comprarlo per pochi euro no? il vetro e poi lo posso solo buttare via, no? solo per far capire che il, il, il valore del, del prodotto eh, non attualmente, sembra strano dirsi, anche tutti parlano che ormai il costo della vita è molto alto. Il costo, diciamo, dei prodotti che noi abbiamo relativamente a 30, 40, ma anche più anni fa era, era molto più, eh, adesso è molto meno caro. Il, il problema diciamo, è di, di reinserire il concetto eh, nell'ambito e anche un concetto di, di mentalità. No, insomma, questo diciamo, ci aiuta. Addirittura, ritornando ai tempi antichi, le, le pannocchie del grano turco le usavano come per fare materassi. È venuto dopo la lana. E quando cominciavano le, le, le prime allevamenti di, di, di pecore, allora poi tosavano e facevano i materassi, ma i primi erano di, delle pannocchie di grano turco. Quindi, sono tutte cose che gli antichi ci insegnano: riciclavano l'acqua piovana, come stiamo iniziando a fare adesso. Ma allora era proprio una cultura recuperare l'acqua piovana, quindi si puliva il tetto. Eh, si pulivano le canale che, che, che fosse stata più pulita possibile. Non esisteva i detersivi, allora. c'era appena il detersivo eh, in scaglie de, 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 de la, di Marsiglia, ma poi si lavavano le lenzuola con la cenere, e la cenere era, era una parte di un riciclo. Quindi, c'era tutto dei concetti una volta che mi sono ritornarci ecco piano piano con, con diciamo che anche la vita eh, di città ha un po' fatto perdere questo perché comunque c'è bisogno anche di spazi per poter fare determinate operazioni sì, per cui sì. è... diciamo perché, che è una delle diciamo sfide è questa no, eh del... un... perché diciamo viviamo oggi in un mondo di un'economia lineare no? io lavoro produco diciamo uh, un introito economico e chiaramente io non ho più uh, diciamo, non ho, non ho più un contatto diretto con quel prodotto che, che io vado a comprare, che sia il che sia la carne che sia diciamo, un materasso, o una macchina o, una, o un mattone di una casa io la, la percezione diciamo, del, del valore ecologico vero eh, io diciamo da, com da comune mortale eh, non ce l'ho più in Germania all'inizio c'erano tante persone eh, che eh, che non sapevano neanche dove veniva il latte, no? o dicevano Ma ah, noi compriamo il latte in Germania, c'era stata una discussione, per esempio, dove il, il latte costava 50-60 cent. Allora gli ho detto, ma al, al, al contadino quanto gli può costare? No? Allora uno può dire, non, non, non tutto può essere così poco eh, abbordabile che alla fine si sa anche nell'agricoltura, questo è un tema perché d'altra parte mh, vediamo un costo molto alto e dall'altra parte vediamo che nell'ambito dell'agricoltura diciamo, la, la resa eh, diciamo, per lo singolo agricoltore non è così alta. Per quale motivo? No? Perché noi abbiamo un'esigenza di una qualità del prodotto molto alta, per cui già fino a che ci arriva da noi nel supermercato c'è una gran parte diciamo, di... Di frutta, verdura o di altro che vengono scartati, no? allora cosa vuol dire creare di nuovo un rifiuto, che sia anche nell'ambito poi dell'ambiente, che dopo n giorni che, non, che la frutta e verdura diciamo, non è più quella nella qualità massima. Di nuovo viene buttata via. Cioè, dobbiamo veramente. Non è un problema dell'utente finale, attenzione, eh? è proprio un problema di economia. Cioè, noi dobbiamo ritornare in ambito di un'economia circolare perché in quel momento l'utente finale che siamo noi lo, lo accetta, eh, attenzione eh, che sia diciamo una propositi, mela tatezina, sì. o il pesto da, o il basilico da voi o quant'altro eh, alla fine è differente Diciamo che questo sarà uno dei propositi per questo anno che sta per iniziare a riscoprire un po' sì. l'economia circolare Eurico un altro tema che affrontiamo in questa nostra Riflessione un po su, sui temi dell'edilizia sostenibile e della sostenibilità ambientale, anche quello della, della casa, ovviamente. C'è la direttiva Green che a fine anno è arrivata all'intesa da parte dell'Unione Europea. Si tratterà adesso poi di applicarla. C'è anche il discorso dei bonus eh, legati alla casa, anche in questo caso c'è stata una rimodulazione. Sono finiti eh, determinati parametri, il 110 e quant'altro. Anche lì eh, si sta cercando di definire eh, al meglio il quadro. Anche quello è comunque un sostegno che deve. Dallo Stato in questo caso per eh, indirizzare eh, dove deve essere, no, devono essere applicate le, eh, le procedure, le, le attività che vanno verso un'edilizia sostenibile. Anche in questo caso ci sarebbero tanti discorsi da fare. No. ma prima cosa bisogna sempre fare, eh, anche uno dice, ma non c'è più il super bonus, cioè, ci rendiamo conto che noi viviamo. In uno Stato che dà nell'ambito della riqualificazione energetica, che sia o neanche energetica, nell'ambito della il 50 per diciamo di detrazione fiscale, no. so, Non per, per dire non c'è ancora nessun Paese che dà un incentivo in, in questa percentuale per rifarsi la casa. Beh, non, non si trova, cioè solo per, per fare anche adesso che tutti pi devono piangere: hanno c'è più un super bonus. Attenzione, diciamo, la detrazione minima, che sia adesso energetica o non energetica, è rimasta al 50%. Dal, 50%, dal 110 al 90, siamo passati al 70%. Di nuovo, parliamo del 70% di detrazione fiscale. Eh, diciamo, non vuol dire che sono più di due terzi. Cioè, se io faccio l'investimento di, di 1000 euro ho la possibilità di prendere 600, 700 euro in ambito diciamo, in, in, in anni indietro, cioè, non c'è nessun altro Stato che ancora incentiva l'efficienza energetica in modo sostanziale come l'Italia. Per tanti motivi, perché, da noi, perché il patrimonio diciamo, eh, in, alto, in, in Italia, ma anche in Alto Agio, ma anche da voi, diciamo, è fondamentalmente monoproprietà, per cui ci sono tan, tante persone che sono proprietari di edifici. In Germania, per esempio, non è così. Eh, per cui faccio un investimento direttamente alla popolazione, ma è direttamente anche per incentivare l'economia locale perché ci sono gli artigiani, c'è dentro il progettista, il geometra che diciamo, gli aiuta. Per cui è una economia molto locale, per cui è giustamente che lo Stato eh, diciamo, incentiva, eh, incentiva l'efficienza energetica, anche perché c'è scritto nel, nel Green Deal. Eh, bisogna dire che questo è un fit. 55 per, per 55 ancora prende in mano dicendo: attenzione, eh, il 75% di edifici esistenti non ha ancora subito una riqualificazione energetica in Europa. No, attenzione, eh. cioè, il 75% per cui su quattro edifici. Un, uno diciamo, è stato una volta riqualificato, gli altri tre sono rimasti come prima. Forse, io penso eh, che. Okay. Penso che in questo momento qua, a bocce ferme, dopo il 31-12, c'è bisogno di una riflessione e qualsiasi lavoro che si vada ad affrontare comunque sia fatto con professionalità. Quindi i professionisti devono essere preparati. Eh, è stato un aiuto il 110, eh, spero che non sia stata una prova, solo una prova, eh, però il committente anche lui eh, deve essere istruito. Il comitato si deve impegnare a conoscere, a conoscere il tipo di lavoro, a conoscere i prodotti, la scelta giusta, l'investimento giusto. Adesso il mercato sta scendendo quindi. Forse ehm... anche la, il calo delle detrazioni eh, fa venire meno anche la voglia di truffare, fra virgolette, quella, eh, escludendo, ve, facendo venire meno chi è interessato solo a specularci sopra, ma in realtà premiando solo chi vuole fare realmente quell'intervento. Forse questo scarto è, è, di. È, è più corretto adesso, però bisogna comunque fare delle lavorazioni che siano fatte a regola dell'arte, che siano rispettate le uni, quindi che siano lavori che durino nel tempo. Cioè, in Germania hanno fatto dei test dopo 30 anni di capotto, era, era uguale a quando eh, l'hanno fatto. Quindi ehm, bisogna arrivare a questi, a questi livelli qua. Quindi dobbiamo essere molto molto professionali nel fare i lavori, perché eh, poi eh, non bastano i dieci anni della garanzia della fattura, eh, fa sorridere, una facciata deve almeno durare 50 anni, ma almeno, ma almeno. E quindi dobbiamo stare molto attenti su questi tipi di lavorazione dove ci sono gli agenti atmosferici che, che ne fanno il bello e il cattivo tempo. Ecco, oltre che la grande c'è anche l'acqua, cioè, noi abbiamo un caso... A Chiavari che è successo tre mesi fa, dove una, una quota parte di cappotto capotto è, è caduto in, in fondo della casa. Quindi ehm, dobbiamo stare molto attenti sulla lavorazione. Questo capotto qua aveva 12 anni, non è che avesse avuto questa cosa, col, col pericolo che poi ci rimanesse anche qualche dono coinvolto qualche persona. Eh, perché il peso di un capotto non è un, una cosa, una piuma. Quindi, Bisogna stare molto attenti, questi sono esempi, eh, gli errori a noi ci servono ma anche nell'impiantistica. Bisogna stare molto attenti su tutto quello che si fa, essere ponderati, ragionare, dialogare l'artigiano col progettista, perché l'insieme delle due figure riescono comunque, uno con l'esperienza e l'altro con lo studio e con i calcoli, si riesce a avere de, de, delle, delle cose ottimali. Come un po' si costruiva negli anni 70, quando facevano i palazzi che ci mettevano un anno a farlo un palazzo, ma un palazzo multipiano, non era un palazzo di, anche di 7-8 piani, in un anno riuscivano a darlo a chiave in mano, perché? Perché erano professionisti, ognuno faceva il suo lavoro, quindi eh, avevano talmente tanto dimestichezza su quello che facevano, erano che guadagnavano di più e riuscivano a dare e consegnare lavoro in tempi brevi con un, un giusto, con un giusto eh, costo. Questo è quello che dobbiamo raggiungere, dobbiamo raggiungere quei livelli lì con i prodotti del giorno d'oggi. Con il risparmio energetico la gente la, non si può svenare per pagare le bollette. Cioè parliamo di un fotovoltaico. Un fotovoltaico da 3 kg adesso, con una batteria da 10 kg, costa minimo 14.000 euro. Ma minimo, quindi bisogna pulire il fotovoltaico. Poi bisogna essere sul tetto. Non si può montare un fotovoltaico come hanno fatto adesso con 110, magari con un palazzo davanti che gli faceva ombra perché lo regalavano. Non è corretto, non è corretto. Ma questi sono casi che se io dico perché sono successi, non è che io racconto delle favole. Perché è sentito raccontare da, da persone che hanno vissuto questa situazione qua e dei professionisti che erano delusi di queste cose qua che è il nei comportamenti del committente perché lo Stato regalava. Non è corretto. E questo è giusto, il 70% è giustissimo. È giustissimo. Il vantaggio però è che diciamo, è stato come una sorta di allenamento, no? parte ci ha costato molto, no? <ride> diciamo che lo Stato diciamo, ha fatto diciamo, un test con i soldi nostri, bisogna dirlo in modo molto onesto, però diciamo, ha aiutato che eh, ormai siamo nel sul binario giusto. Cioè, come ha detto giusto all'inizio, adesso anche Fabrizio. che più, tutti hanno capito che serve più professionalità sia la parte della progettazione ma anche parte poi della esecuzione serve più diciamo, eh, integrazione non è che uno fa la progettazione poi da un altro quello alla fine va per conto suo per cui c'è diciamo, un di eh, in, integrare la progettazione diciamo, alla costruzione che insomma, si, fa, si fa già adesso nel grande, si deve fare anche nel piccolo e, partire con un vestimento anche se c'è una certa parte soprattutto perché c'è una parte mia diciamo di, di soldi che in quel momento comincia a avere valore no? finché, io, finché diciamo, mi sono lasciato comprare le cose dai miei genitori sì, era bello, erano carini però non, ho, non avevo capito quanto costava in quel momento che quando tu sei da giovane hai i primi soldi che sono tuoi e adesso vai a comprare le cose e cominci a dire... Mm, ha veramente un valore no? e questo siamo adesso in questa fase qui insomma, abbiamo visto che è carino è bello eh? però l'ha pagato un altro adesso però attenzione sì eh, ha un certo costo però aumenta il valore ehm, diciamo sembra è una cosa più psicologica aumenta il valore per cui ci sto anche più dietro sull'ambito della qualità e lì servono dei professionisti qualificati non solo sulla parte progettazione, ma come ha detto di nuovo Fabrizio, e questo lo devo ribadire, servono soprattutto servono eh, artigiani certificati, adesso bisogna dire forse è una parola molto, molto forte, però diciamo, qualificati, eh, esperti, che danno diciamo, della sicurezza diciamo, di, di, di quell'investimento che uno ha, perché come ho detto a fine lavori. Tutti se ne vanno via e io mi ritrovo col foto, il pannello fotovoltaico. Che sia fatto bene, che si è fatto male, rimane sempre sul mio tetto. Questo diciamo a tutti quanti chi è a popetare deve rendersi conto che finito il lavoro, io rimango col, con questo lavoro fatto da solo. Se quello ha fatto male, o fatto, è fatto bene. È sempre, è sempre lo stesso no? per l'artigiano che, che l'ha fatto invece, per allora, me diciamo eh, che devo vivere con quello, eh, c'è diciamo, una bella differenza. Diciamo Uri, che eh, a livello di piatistica, sia elettrica che idraulica, ci sono i certificati di conformità da anni e quindi bisogna avere le lettere. Sul discorso involucro col cappotto e sul discorso seramenti, posta dei seramenti, c'è la Uri, quindi non serve altro che. Il professionista nel capitolato richiede lauri, a quel punto lì siamo tutti obbligati a fare i corsi, mi dispiace che in Italia non ci sia i crediti formativi per gli artigiani, siano solo per i professionisti, per crescere per evolversi ci vogliono i crediti anche per gli artigiani, non è una perda di tempo per noi è un investimento, quindi bisogna andare su questa direzione qua. È anni che io dico questo, sostengo questa teoria qua, però finché non si muove i dei grossi colossi che rappresentano l'artigianato in Italia, no, non si riesce, cioè uno, uno da solo proprio a ridere, quindi. Vabbè, però ne, ne, anche nel nostro piccolo cerchiamo di portare sì, avanti se, questa si salve, salve. Sì, e se ne parlerà sicuramente in uno dei prossimi appuntamenti, il viaggio continua. Esatto. Ormai. Però, per quanto riguarda, sia per i lavori del cappotto che per le installazioni anche assermenti, devo dire spettatori, l'Italia è molto più avanti nel settore di altri. Per esempio, siamo meno avanti nel settore di installazione, per esempio sulle pompe di calore. Perché lì esiste, diciamo. Una qualificazione, una certificazione dell'installatore pubblico per esempio in Austria, da noi invece no, ovvero non ancora, a parte perché lì c'è la richiesta della conformità diciamo, dell'installazione, poi per esempio sull'ambito delle seramenti o sull'ambito eh, del, della posta a capotto esistono già persone non solo qualificate ma anche certificate. Cosa vuol dire? Che io aprendo una sorta di no, una, una certificazione. Del, per, della mia persona, che non io come azienda, ma io come Ulrich Klamstein sono un, un caputista certificato e cosa vuol dire? Non è che questo certificato mi dura per l'eternità, ma mi devo poi formare ogni due anni, o ogni, ogni tre anni e dare diciamo, questa qualifica o rinnovare questa qualifica che ho. Questo volevo dire anche Fabrizio, non è che, che volevo dire una sorta di terza media, ho il diploma e adesso per sempre ho questo diploma qua. No, no, la, la formazione deve del essere. Perché personale vuol dire che sono poi anche qualificato neanche negli anni. Per me la formazione è giornaliera, è giornaliera la formazione, perché non si finisce mai di imparare. Ascoltate, ormai si è esaurito il tempo che abbiamo a disposizione, eh, però vediamo appuntamento. Sicuramente questi temi saranno affrontati nel corso di un prossimo appuntamento. Il viaggio tuo, Fabrizio, continua non solo nei luoghi delle certificazioni, ma eh, nell'appuntamento annuale che eh, porta avanti il tema che eh, stiamo affrontando, ed è appunto Clim eh, House, la fiera che si svolgerà a Bolzano dal 31 di gennaio al 3 di febbraio. Ne parleremo approfonditamente eh, anche nel corso dei prossimi appuntamenti, ma appunto. Eh, è già un modo per iniziare a parlarne e qui si parlerà proprio di questi so che Uri sta preparando anche un convegno, Fabrizio sarà presente come l'Istituto Clima Liguria noi e... avremo lo stand per il settimo anno consecutivo quindi noi accogliamo sia Liguri che fuori Liguri per dare dei consigli per invitarli a visitare tutta la fiera e dare i migliori consigli per visitare la fiera quindi eh, l'Agenzia Casa Clima e poi il Fiore Chiello di questa fiera qua Uric sta lavorando, noi stiamo lavorando per preparare lo stand per fare una bella accoglienza a tutti quelli che ci verranno a visitare, abbiamo la possibilità di avere dei biglietti gratuiti, ci contattano via social, ci possono contattare le persone. Noi è un nostro piacere trovare Ligoro e poterla abbracciare. Ma anche tutta l'Italia che si è invitata, eh, continuiamo comunque i nostri inviti a allargare anche fuori regione perché è importantissimo visitare la Fiera di Bolzano perché è il riferimento italiano del risparmio energetico. come fiera, quindi una fiera piccolina però molto molto tecnica, quindi Urik poi adesso ci dà dei raguagli su… Se ci salutiamo i temi quest'anno quali saranno Urik? Ma i temi saranno, diciamo, noi ci concentriamo, eh, c'è il grande convegno, diciamo che è più per i, i progettisti, per specialisti, perché cui si parla di, soprattutto anche di innovazione, cioè cosa succederà eh, nell'ambito dei materiali nuovi o delle, delle tipologie di costruzioni nuove, eh, soprattutto insomma, esperti che normalmente noi ci facciamo sempre da, eh, da ponte fra... Il mondo diciamo, oltre le Alpi ci saranno eh, professori del Terra Zurich eh, e quant'altro, eh, e ci sono anche poi no, delle, diciamo, delle esperienze molto puntuali eh, molto puntuali ambito di edifici. Nel convegno che in una giornata ci saranno solo referenti donne, per cui diciamo l'architettura è anche donna, e, e poi anche una parte, diciamo, nel secondo giorno, dove saranno solo uomini. Questa... L'altra cosa, dove noi, noi faremo sempre allo stand questi side events, cioè questi eventi presso il nostro stand dove oltre a un paio di nuove tecnologie che vogliamo presentare, per esempio l'attivazione di massa, adesso, adesso sono troppo lunga a spiegare cos'è, ma per esempio tutta la parte di manutenzione del capotto, per cui anche lì attenzione come mantenere l'investimento di chi ha fatto il capotto, cosa deve sapere, quali sono i, i cos le cosiddette patologie e per come intervenire. E una parte eh, ci sarà anche nell'ambito del nostro evento molto sull'ambito impiantistica per cui il tema è la casa elettrica dove avremo anche un paio di esperti non solo sull'ambito per esempio pompe di calore, ventilazione ma ci sarà anche degli esperti nell'ambito elettrodomestico eh, che ci spiegherà anche in che direzione strana anche queste, uh, queste diciamo, nuove innovazioni, per cui sono no, abbiamo... temi di nuovo interessanti Vediamo per cui ci la... sarà uh, tempo. Avremo anche un'eccellenza faremo assaggiare al nostro stand, un'eccellenza che è stato campione del mondo 2023 E lo portiamo su a Bolzano, lo facciamo assaggiare a Uric eh, okay. un qualcosa, perché ogni anno portiamo sempre un qualcosa. Quest'anno portiamo un'eccellenza che è stato campione del mondo 2023. E diamo però il compito a Fabrizio di raccogliere le testimonianze. Certo, La volta certo, ci Certo, racconterà, avrà modo di parlare anche con queste estimate. Innanzitutto, l'intento di fare una dietro, puntata in fiera, a cose, no? Come vedete io non mi ritiro mai indietro quando c'è provare qualcosa da mangiare. No? Quando le sfide si fanno importanti... <ride> Eh, ok, quindi andiamo al compito a Fabrizio con la sua valigia che ripartirà. Ripartirà anche il viaggio nei luoghi delle certificazioni. La prossima tappa, Fabrizio. La prossima tappa finale. E volevo ringraziare anche il mio accompagnatore, il mio operatore che è Mino, che con la sua pazienza mi segue e ci stiamo spostando anche fuori regione. Quindi dei viaggi in giornata un po' pesanti, però poi con grande soddisfazione di trovare queste progettazioni, queste realizzazioni che sono bellissime e dei committenti che sono straordinari, molto bello, molto bello fare questo giro itinerante qua. Bene, bene, grazie Fabrizio, buon viaggio, grazie Ulrich. appuntamento con te in fiera, in qualche modo ci, ci vedremo anche collegati, parleremo anche… La promessa Andrea che avviene, quest'anno, eh? un giorno. <ride> ah, okay. Vediamo, vediamo. <ride> vediamo. E grazie a voi per averci seguito fino a questo momento, il nostro viaggio continua, la settimana prossima ci sarà un'altra puntata di Climate House on the road. Parliamo proprio della fiera di Clean House con il direttore della fiera di Bolzano. E a tutti voi l'augurio. un buon proseguimento di giornata.